Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è: perché il narcisista ti rovina le vacanze? Punto interrogativo. Allora, prima di iniziare ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, ti volevo dire che abbiamo scritto un libro, diciamo che è una guida per riconoscere le relazioni tossiche. È un libro secondo me piuttosto interessante per capire se hai a che fare con una persona tra virgolette tossica, un narcisista patologico, come individuare, come capire come si comportano, le varie differenze, insomma, ti può essere utile per sapere se stai in una relazione un pochino così non buona per te. Se vuoi questo libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note, nei commenti. Chiusa parentesi. Perché il narcisista ti rovina le vacanze? Partiamo dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, un narcisista patologico ti rovina le vacanze perché è una persona sadica e ti vuol provocare. Un narcisista patologico ama avere il conflitto con la propria partner. Vuole vedere che la propria partner sia triste e sconsolata. Ripeto, ricordiamo sempre che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Quindi, se hai avuto una promozione sul lavoro, ti dirà che poi non sei stata tanto brava. Il giorno del tuo compleanno, magari dovete andare al ristorante, si presenterà in ritardo. Quando andate in vacanza, appunto, adesso che siamo a luglio, quindi insomma, periodo di vacanze, vedrai che troverà il modo per litigare costantemente, per provocarti. E sai perché? Perché una vittima confusa, ansiosa e arrabbiata è una vittima facilmente manipolabile. E un narcisista patologico lo sa perfettamente. Vive sul caos, vive sul disordine. Quando parlo dei narcisisti patologici e uno dice ma però tu sei così cattivo, tra virgolette, sei così tagliente nei confronti dei narcisisti patologici, io dico no, io non sono tagliente, io dico secondo me un narcisista patologico è una persona che è assolutamente da rispettare, però è anche da rispettare la persona che si interrelaziona con lui, la preda, e che sta male e deve essere informata. Poi, un narcisista patologico si vuole andare a curare, cosa difficile, perché un narcisista patologico è una persona che ha un disturbo egosintonico, cioè loro si sentono in sintonia con loro stessi, benissimo. Ci va a curarsi, ma tenterà di manipolare anche lo psicologo, perché, ripeto, non vedono gli altri. Egosintonico significa si sente in sintonia con se stesso e vede gli altri sbagliati. Molte vittime mi dicono, ma io dico al mio narcisista che è un narcisista, ma non capisce. Certo. Tu dici a un narcisista che è un narcisista, ti guarda e dice no, tu sei la narcisista. Morale, ci vai in vacanza, te la rovina. Tutte le tue feste comandate, Natale, Santo Stefano, Capodanno, vacanze, compleanno, li rovina perché vive nel caos. Perché tu devi abbassare le frequenze, devi essere sottomessa, devi dare tanto per ricevere poco. Non puoi essere allegra perché gli dà fastidio, non puoi essere in vacanza tranquilla perché tenterà tutte le maniere per rovinartele queste vacanze. Un narcisista patologico è una persona specializzata nel creare casini, detta in maniera brutale, ma è la verità. Non ci puoi parlare. Se sei in vacanza e una persona ti provoca, perché ci stai a discutere? Per quale motivo? Pensi di cambiarlo? No. Morale, ti rovinerà una vacanza, non farti rovinare la seconda vacanza, individualo, lascialo e basta. Al mondo ci sono tante persone empatiche che fanno il caso tuo, ci sono tante belle persone che di vacanze vogliono godersi insieme a te, che ti faranno sorridere e quando uscirai dalla relazione tossica dirai ne sono uscita, ho pianto, però sono cresciuta e adesso sono una persona migliore. Credimi, un narcisista patologico è una cosa brutta quando ci sei dentro, ma dopo capisci che la vita è una cosa bella, preziosa e che ci sono tante belle persone al mondo che sono lì disposte ad ascoltarti e darti tanto. Quindi adesso che parti per le vacanze, se vedi che prima di partire un provocatore o una provocatrice, ripeto, possono essere sia maschi che femmine, lascialo perdere. Vai in vacanza piuttosto da sola
ma non ti fa rovinare il momento magari più tranquillo della tua annata, perché comunque le vacanze estive dovrebbero essere un momento molto tranquillo, se non altro. Evita, perché veramente spendi dei soldi, rovini, ti rovini. Ti arrabbi e rovini tutto, ma non per colpa tua, ripeto, ma perché hai di fianco un provocatore, una provocatrice che gode nel renderti confusa. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpe di narcisisti e andrebbero informate. Prima di lasciarti, ti ripeto, ti voglio dire che abbiamo scritto un libro che è una guida per conoscere le relazioni tossiche. La puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note o nei commenti. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.